Oggi è una giornata triste per l'Italia, in particolare per Livorno. Io sono livornese e sento un'angoscia nel cuore. È morto l'uomo, la persona più rappresentativa di Livorno in Italia, quello che è stato anche in Europa la persona più proba, anche intelligente ovviamente, ma di grossissima cultura e di grossissimo attaccamento all'Italia, alla bandiera, al tricolore. C'è un momento di interruzione dell'acqua, di pioggia, è da stamani che piove. Sto riprendendo questo video da casa mia. Le televisioni ininterrottamente parlano di Carlo Azeglio Ciampi, è stato la Banca d'Italia, ha comandato la Banca d'Italia, è stato Presidente del Consiglio più volte, è stato Presidente della Repubblica. Quindi un cordoglio generale da ogni parte del mondo sta affluendo a casa Ciampi. Soltanto un idiota poteva dire ciò che ha detto. Non ne voglio fare il nome perché parlare di un idiota è da idioti. Il nostro amico leghista che sta sparendo dalla circolazione non sa più cosa dire, dice le peggio castronerie, le peggio cazzate in qualsiasi situazione lui si trovi. Quindi in questo cordoglio generalizzato non soltanto in Italia ma direi dal mondo tutto c'è questa voce contraria. Questa voce contraria è una vox nel deserto e nel deserto rimarrai. Ciao, bimbo scemo. Parlo di Salvini. Arrivederci.